a Latina e dintorni, diciamo, Certo. ci fermiamo un po' È sul. una cosa a cura del meetup di Latina o È non una lo so. cosa a cura, sì, del nostro meetup, è un tavolo cultura che intanto. Ecco, siamo in registrazione. Allora, quello che diciamo sono delle domande semplici, nel senso che vogliamo sapere dal punto di vista tecnico un po' voi come vi proponete sul territorio, che storia hai soprattutto tu personalmente, che comunque curi tutto il rapporto tra il Museo d'Arte Diffusa e il territorio, comunque i cittadini, comunque i fruitori di coloro che possono venire a vedere tutto quello che offrite. Ma intanto noi abbiamo scelto di stare nel territorio, cioè anche questa realtà del Maxi è una realtà territoriale ed è comunque una realtà, è un punto d'arrivo, non è un punto di partenza. Quindi l'esperienza così fatta per passione insieme a tanti altri colleghi e volontari fondamentalmente dell'arte contemporanea. È stata un'esperienza ed è un'esperienza tuttora viva, nel senso noi abbiamo costruito il Museo Diffuso e il Museo Diffuso non è nient'altro che un tentativo o anche un escamotage per entrare in relazione con il pubblico. Un pubblico, naturalmente, essendo un museo diffuso, è un pubblico disattento, un pubblico comunque orientato ad altre cose nella propria vita. Noi siamo entrati un po' nella quotidianità delle persone, anche un po' nel tempo libero, perché comunque, sai, fare arte in uno spazio nato per altro, quindi un'attività commerciale o attività per il tempo libero, perché comunque fare le mostre all'interno di bar, all'interno di wine bar, di pub, di locali dove ci si entra anche un po' fugacemente, o per un caffè, o magari per una birra, o per una cena, per un pranzo. Poi abbiamo naturalmente allargato la prospettiva, perché questo progetto è nato nel 2005 all'interno di un caffè, il Caffè degli Artisti, e con questo scopo noi ci siamo confrontati e anzi abbiamo pure cambiato la natura del nostro cosiddetto museo, perché il progetto all'inizio si chiamava MAD, Musica, Arte, Degustazione, e non aveva velleità di diventare un museo, aveva la velleità di essere una rassegna, un progetto artistico che si sviluppava all'interno di uno spazio e basta. Uno spazio magari così, naturalmente nato con l'obiettivo di interessare gli artisti. Però noi anche a questo avevamo già allargato la fruizione, perché comunque col fatto che si svolgeva dentro un bar, col fatto che si poteva svolgere in un posto dove si poteva fare anche musica, ma fondamentalmente anche semplicemente staccare la spina dalla vita normale, era un po' una formula. E poi invece questa formula è piaciuta. Cioè ci siamo trovati dopo due edizioni, quella del 2005 e del 2006, ad avere delle richieste di portare questa formula in un altro contesto, anzi anche di farla crescere, di farla diventare anche qualcos'altro, perché poi le prime due rassegne hanno visto una serie di mostre una dietro l'altra agganciate alla musica, quindi il vernissaggio prevedeva che l'artista scegliesse anche il musicista con cui collaborare, con cui presentare la mostra, e a fianco a questo c'era anche la degustazione dei prodotti del territorio, quindi c'erano i vini, c'era l'enogastronomia. E invece poi questo progetto, per tutta una serie di motivi, si è allargato e per altri versi si è diversificato, si è disteso. L'abbiamo definito diffuso perché comunque essendosi allargata l'opportunità di poter esporre non solo più in uno o due o tre bar, siamo diventati subito un po' più distribuiti sul territorio, per cui la libreria, la federazione degli imprenditori, il negozio, lo spazio espositivo per l'arredamento, la fiera, per esempio le fiere di settore, quindi c'è stata anche l'Atena Workshop, che era ed è ultimamente un momento in cui ci si confronta sul tema della imprenditoria femminile. Quindi noi abbiamo fatto una mostra al femminile all'interno di questo progetto. E poi sono nate tutta una serie di filoni da questo progetto. E
che hanno fatto in modo che il museo diventasse diffuso. Ecco, certo, perché si è ingrandita, siamo passati da 3-4 sedi a quelle di oggi 40. Quindi diciamo il museo d'arte diffusa ancora oggi si può ritrovare in tutto il territorio e si può anche usufruire. Assolutamente, tra l'altro noi pensiamo che l'aspetto più rivoluzionario di questo progetto è proprio questo, poi rivoluzionario non che ci siamo inventati delle cose che non accadono in altre parti del mondo, rivoluzionario tanto perché ha attecchito sul territorio di Latina, che già non è da poco, nel senso che aver tentato e tuttora oggi tentare di produrre arte e di fare un discorso artistico con le risorse del territorio, e non solo, perché poi con questo progetto abbiamo attirato anche altri artisti che sono venuti da fuori, con qualcuno abbiamo anche dei rapporti di continuità, e sono progetti che sono nati magari nel 2008 e nel 2009, e questi artisti sono rimasti legati a noi, gli interessa il nostro progetto e continuano a collaborare con esso. Certo, è stato pure dura anche insomma rapportarci con un territorio che magari ti guarda ma non ti stringe la mano, no? È comunque un territorio che non era nemmeno in qualche maniera pronto alla botta dell'arte contemporanea, perché comunque l'arte contemporanea può essere soft ma può essere anche molto aggressiva, no? Ci siamo trovati anche in alcuni contesti, magari anche proprio quelli della degustazione, dove magari con qualche fotografia o con qualche immagine, no? Si è andati anche un po' a turbare la quiete, no? E comunque qualche volta gli artisti fanno anche un lavoro di denuncia sociale, fanno anche un lavoro di, certo, di racconto dell'esistente, quindi diciamo che è stato un porsi ma anche un imporsi. E la cosa interessante è che però ecco, tutto questo poi ha portato alla crescita degli spazi, all'allargamento delle visioni, anche il fatto che per esempio il comune non aveva spazi destinati alla libera esposizione, insomma hanno in qualche maniera attraverso noi trovato un canale per poter dialogare col territorio anche attraverso la nostra rassegna. Cioè io non ho mai avuto problemi a fare mostre anche con amministrazioni che comunque magari non avevano tutta questa sensibilità, però capivano che era necessario dire e dare qualcosa e restituire qualcosa al territorio e agli artisti che ci vivono. Quindi più volte sono nate delle rassegne dove il comune magari non ci ha dato un contributo ma ci ha dato degli spazi, e quindi noi abbiamo collaborato con quello che restava degli assessorati precedenti e con anche magari in qualche occasione pure, devo dire che magari abbiamo fatto più cose con i commissari che con, certo, i politici, però devo dire che insomma poi bene o male ci hanno conosciuto. Questa nostra diffusione ha consentito anche che noi potessimo essere anche ben voluti, no? Ecco, questa cosa devo dire che è diventata un elemento anche di relazione, non, certo, soltanto di... Senta, in questo spazio che è il centro qui per lo sviluppo industriale Roma Latina, e voi come siete posizionati all'interno di questo spazio? Anche questa è una piccola conquista dovuta anche al grande lavoro fatto nel diffuso, nel senso che comunque questo spazio noi l'avevamo un po' addocchiato perché un po' fuori dalla dinamica cittadina, e nel nostro progetto artistico, nella visione, non c'è un'arte che debba essere per forza centrata nel cuore della città, no? Ci piace l'idea che l'arte stessa nella città sia distribuita, no? Non c'è un discorso di centralizzare l'arte, anche se poi magari i musei spesso nelle città stanno nel centro, certo, però per esempio anche la possibilità di dialogare con i musei degli altri territori e del nostro territorio collaterali, quindi per esempio il Procoio è stata una bella esperienza, Fogliano è stata un'altra esperienza, e sono dei luoghi che sono meno marginali, certo sono più marginali, però sono turistici, diciamo, hanno poi una vocazione di un altro genere. Invece questo fatto di arrivare allo Scalo, di arrivare in uno spazio dove qui c'è un'area industriale fondamentalmente, o quello che resta di un'area industriale, perché lo stesso consorzio per lo sviluppo industriale è uno spazio che si è dovuto ridimensionare molto, un po' per i costi, per le varie strette di cinghie dello Stato e del parastato, e questa comunque è una realtà che era molto grande e che si è dovuta adeguare anche alle esigenze attuali, e quindi in questo, certo, contesto sono rimasti molti spazi liberi.
E questa possibilità di avere degli spazi liberi mi ha fatto così un po' mettere un po' di curiosità in questo spazio, e ci siamo venuti a fare per esempio la giornata del contemporaneo. Quindi l'avevo considerato un contenitore, non avevo pensato che addirittura potesse diventare uno spazio fisico, uno spazio museale, no? Quindi intanto il tentativo era quello di mettere fra le tante relazioni che ha costruito l'arte, anche mettere il rapporto con l'industria, con quello che resta dell'industria, con quello che è stato l'industria e quello che potrebbe diventare oggi l'industria. Tanto ogni tanto provocatoriamente scrivo che questo è il consorzio per lo sviluppo industriale Roma Latina, ma potrebbe diventare il consorzio per lo sviluppo industriale e culturale Roma Latina, perché un po' perché deve aumentare la cultura anche di fare impresa, di industria e quant'altro, un po' perché sicuramente l'arte potrebbe diventare un'industria su questo territorio, ma non nel senso di produrre cose in serie, ma nel senso di produrre anche un po' di ricchezza e quindi portare qui curiosi, appassionati e farlo attraverso la cultura, cioè mettere nell'industria anche la cultura. Senta, il vostro pubblico, che cos'è? Un pubblico giovanile, un pubblico di turismo? Qual è l'offerta, ma anche la possibilità di rapporti appunto con i fruitori che riuscite a dare o a ottenere? In verità il nostro pubblico è nato, cioè la rassegna ha subito catturato l'attenzione di una serie di appassionati, perché poi comunque l'arte contemporanea resta un prodotto di nicchia per quanto se ne voglia dire, anche se poi nei rapporti con le scuole, nei rapporti col territorio, nei rapporti con le imprese abbiamo comunque tentato di allargare questo progetto e di renderlo più universale possibile. Comunque resta il fatto che l'arte contemporanea può risultare molto facile, ma può anche rivelarsi estremamente complessa per tutta una serie Certo. di relazioni e di studi e di progetti che ci sono dietro. In verità il pubblico è piuttosto variegato, c'è una parte di pubblico giovanile, come c'è una grande parte di pubblico più adulto, e quindi direi che non c'è una fascia È di interesse, variegato. un target così particolare, anche se l'aspetto turistico potrebbe essere una cosa su cui lavorare di più, perché comunque penso che la provincia e non solo la città di Latina può attingere parecchio, tant'è vero che la nostra rassegna ha navigato. Noi abbiamo tra l'altro un circuito della nostra rassegna, che è quello estivo, che si chiama Odissea Contemporanea, che è nato all'inizio come un progetto di MAD Procopio collegato all'arte contemporanea e all'archeologia, quindi alla valorizzazione del territorio, delle aree archeologiche, ma anche degli spazi monumentali, culturali, insomma, cercare di fare in modo che l'arte contemporanea potesse essere un ponte fra i turisti che arrivano d'estate, fra lo stesso cittadino che magari comunque si proietta sul mare, si proietta in spazi come i laghi, in spazi come il parco, no? E quindi in questo contesto noi abbiamo costruito attraverso il lavoro delle installazioni, attraverso il lavoro degli scultori, tutta una serie di progetti che in qualche maniera mettessero in relazione il mito, che è quello un po' di Ulisse che caratterizza il nostro Certo. territorio, con l'arte contemporanea. E questo sicuramente ha costruito un rapporto, una relazione con una sorta di turista, o con un potenziale turista, perché poi comunque chi vive questo territorio d'estate, oltre a noi, c'è qualcun altro che ci sta in questi spazi, quindi gli abbiamo regalato qualcosa in più. Ripeto, abbiamo fatto mostre in collaborazione col comune di Terracina e col comune di San Felice, scusate, Terracina mai, e con il comune di Sabaudia. Abbiamo fatto mostre in collaborazione col comune di Norma recentemente, e quindi abbiamo avuto una sorta di invito a essere presenti con il lavoro dell'arte, con il lavoro degli artisti e con l'arte sul territorio. Quest'anno speriamo di poter continuare questo progetto, magari sul territorio di Latina, perché comunque ci sono delle aree, come ci piacerebbe ritornare a lavorare sul Procoio o anche Satricum o lo stesso Fogliano, possono essere spazi che in qualche maniera possono aiutare il nostro territorio ad essere riconoscibile e a ritrovare pure una propria identità culturale. Va bene, e la multimedialità, per esempio, come rientra nel vostro lavoro?
Ma in verità noi stiamo, considerato che non abbiamo fondi, non abbiamo risorse, ed è una realtà completamente collegata alla nostra associazione culturale, non abbiamo che possibilità che comunicare attraverso i social network e attraverso, ecco, realtà che sono in qualche maniera auto-organizzate, quindi il nostro core business, se così si può definire, insomma, è tutto orientato sui social, per cui abbiamo un sito internet con la segnalazione di tutte le mostre, e abbiamo una discreta presenza sui social, quindi in particolar modo Facebook, Instagram e Twitter. Bene, per esempio, quello che è interessante è che questo spazio ci sono anche degli uffici qui, Sì, insomma, e ecco, quindi è questo uno spazio vivo che ci sono anche altre realtà e quindi l'arte entra dentro, diciamo. è per questo che noi abbiamo chiamato questo spazio, Museo Contemporaneo, perché non è un museo d'arte contemporanea, ma è un modo, di avere un rapporto con la contemporaneità, e quindi anche questo fatto che l'arte entra nel mondo del lavoro, che il mondo del lavoro, perché poi questo già il museo diffuso lo fa, perché nient'altro, è il fatto che l'arte, i primi che la fruiscono nei locali sono quelli che ci lavorano, quelli che ci si confrontano, oppure quelli che scendono dall'ufficio per prendersi un caffè, quindi c'è, cioè, comunque nella contemporaneità c'è il lavoro, c'è la quotidianità del lavoro, e quindi poi, ecco, adesso stare addirittura in un posto dove l'aria del lavoro si respira con una grande continuità, tra l'altro questo è uno spazio che da quando ci siamo noi qui ha avuto anche un rilancio anche di comunicazione, di visibilità, Sì, e tanti stanno cercando di venire a occupare gli spazi, disponibili all'interno del consorzio, sono quindi. d'accordo. Per esempio, l'ultima domanda, insomma, se poi vuole aggiungere qualcos'altro. Quindi l'offerta per le scuole si può ampliare comunque, può essere un punto di partenza anche per aprire un nuovo spazio, già avete fatto qualcosa? Noi abbiamo una delle nicchie della nostra rassegna, si chiama proprio Med School. Poi abbiamo anche il Baby Mad, cioè, nel senso che noi abbiamo già rapporti con le scuole, già collaboriamo con le scuole, spesso siamo andati nelle scuole a fare, le mostre, spesso abbiamo portato le scuole negli spazi museali, per esempio è stato il caso di una grandissima collaborazione con il liceo artistico, dove abbiamo messo insieme, per esempio, gli artisti che l'avevano fatto, gli artisti che ci lavorano e gli artisti che diverranno tali. Quindi, per esempio, con Lievito abbiamo fatto, qualche anno fa, una rassegna dove girava tutto intorno al progetto della scuola. E continuiamo ad avere rapporti con le scuole e cerchiamo di entrare nelle scuole anche con il contemporaneo. Questo è l'interesse. Per esempio, quest'anno anche la presenza dell'alternanza scuola-lavoro, abbiamo potuto beneficiare dei vantaggi di questa nuova legge, che prevede che gli studenti possano fare una settantina d'ore di collaborazione lavorativa all'interno delle realtà delle varie città, e abbiamo 10 ragazzi che hanno fatto un progetto qui dal liceo linguistico, per esempio, e hanno scoperto il museo, cioè hanno collaborato con noi, lo tengono aperto, fanno una serie di lavori di manutenzione, controllano che nel museo sia tutto ok, accolgono le persone, distribuiscono il materiale. Quindi, insomma, il rapporto con la scuola è molto vivo, come per esempio le prime visite. Una delle prime scuole che ha visitato questo spazio è stato invece un piccolo asilo di Latina, che ha portato bambini piccolissimi, i quali hanno fatto un'esperienza di laboratorio artistico con due o tre dei nostri artisti ospiti all'interno del museo. Quindi c'è stata anche una relazione anche nel rapporto con l'artista, nel rapporto con l'arte. Quindi questi bambini, oltre a visitarlo, hanno prodotto, con le tele, delle piccole opere d'arte, con la collaborazione degli artisti. Bene, grazie Fabio D'Achille e complimenti per tutto il lavoro che state facendo. Grazie mille. Ah, sì.